54 Stent. Davanti a una tazza di tè nella mensa dell'ospedale greco, Rosy disse: «Ho telefonato agli amici e ho raccontato che ti hanno inserito d'urgenza uno stent perché rischiavi di morire». «A giusta ragione», commentò Daniel. «Hanno fatto un lavoro ottimo, ma il cibo qui è una schifezza». Il primario mi ha detto di chiederti se accetteresti un'intervista sull'intervento che hai subito per pubblicarla su una rivista medica in inglese. No, perché il primario mi è antipatico. Allora fai una cernita tra le persone che reputi antipatiche e quelle simpatiche. Che significa cernita? Chiese Daniel. Quando siamo incarnati, la cernita è una scelta che noi operiamo sulle persone usando la mente, spiegò Rosy, in tono estremamente pratico. E allora? Quando ti ho portato in ospedale sotto infarto, ho visto che il primario era molto preoccupato per te. Gli si leggeva in viso. Tu non te ne potevi accorgere. «E allora che cosa dovrei fare?» disse Daniel. Rosy finì di sorseggiare il tè e disse: «Secondo me dovresti accettare l'intervista che il primario ti ha chiesto di fare». Poi aggiunse: «Ma nello stesso momento in cui ti ho detto secondo me, mi sono accorta che avevo detto una baggianata. Perché?» «Perché ognuno vive la sua vita alla luce del suo grado di evoluzione ed è quasi inutile giudicare le decisioni degli altri con il proprio sentire». «Perché quasi inutile?» «Questo te lo dirò un'altra volta», disse Rosy con un sorriso dolcissimo.